Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono la Fata Tuttofare e oggi vedremo insieme come funzionano i pompon maker, cioè questi validissimi strumenti che servono per realizzare i pompon. Mi sono presa la briga di realizzarne uno per, in modo che possiate vedere e rendervi conto, in proporzione anche alle mie mani, di quello che è il risultato con ognuno delle matrici che state vedendo. Dalla confezione, così come io l'ho presa, questi sono i quattro telai con i quali riusciamo a realizzare i pompon. Il più piccolo è da 3,5 cm, poi abbiamo questo intermedio che è da 5,5, da 7 e da 9, e questi sono i pompon relativi alle varie matrici. Le nostre matrici hanno una, diciamo, sono composte da due metà che vanno utilizzate contemporaneamente. Sono previste di un piccolo gancio qui, come vedete, che si apre, si solleva e consente alla matrice di aprirsi. Quando l'abbiamo aperta e le abbiamo aperte tutte e due, le dobbiamo in qualche modo avvicinare in questa maniera e così utilizzarle. Quello che dobbiamo verificare è che le due parti che corrispondono alle chiusure siano l'una all'opposto dell'altra. A questo punto non ci resta che prendere un filato a nostra scelta e cominciare a lavorare intorno al nostro pompon maker. Prenderò dunque il filo, lo appoggerò e comincerò ad arrotolarlo in questa maniera, cercando di tenere fermo tutto e cominciando con calma ad arrotolarlo intorno al primo blocco. Questa operazione richiede veramente pochissimi istanti, perché io adesso vado piano per la camera, altrimenti veramente potete cominciare già ad accelerare un filino. Quello che dovete sincerarvi è di tenere la stessa tensione su tutto, in modo che poi, diciamo, il filo sia tutto della stessa lunghezza, e di non accavallarvi su questa parte, quindi tenendola sempre ben stretta e occupando tutti gli spazi. Quello che dovete fare non è quello di accumulare il filo tutto da un lato, lasciando magari i lati sgombri, ma di lavorare con un certo equilibrio, quindi di distribuire il filo nel modo giusto su tutta la superficie. Ci fermiamo quando tutto lo spazio qui sotto, vedete, l'arco non si nota più perché viene totalmente pareggiato. A questo punto taglio il filo e vado a ripetere l'operazione dall'altra parte. Quindi ricomincio arrotolando il filo intorno alla seconda parte della matrice, in questo modo, e ricominciando tutto il percorso da quest'altra parte. Dovrò cercare, nei limiti delle mie possibilità, di creare due metà perfettamente uguali, in modo che il pompon sia equilibrato e non venga un lato più piccolo e uno più grande. Quindi ci fermeremo anche in questo caso quando avremo pareggiato questa parte inferiore. Quando avete riempito tutte e due le metà della matrice, le andiamo a chiudere. Vedete, le codine le facciamo cadere verso l'interno e andiamo ad avvicinare le due metà. Una volta stretto non deve rimanere il foro centrale, dobbiamo aver riempito, cioè, per bene entrambe le metà. A questo punto cosa facciamo? Vi ricordate i cancini che avevamo aperto? Adesso stringiamo, vedete, in questo modo, esercitando una leggera pressione, e andiamo a richiudere da una parte e andiamo a richiudere dall'altra. In questa maniera il nostro pompon è praticamente formato. A questo punto quello che noi dobbiamo fare è tagliare con delle buone forbici. Questa era la parte iniziale, che posso comunque togliere. Abbiamo adesso una scanalatura che va a guidare il nostro taglio. Vedete, infilate la punta delle forbici e tagliate. Scanalatura prosegue, quindi potete passare e andare direttamente nell'altra metà e cominciare a tagliare anche l'altra. Più siete regolari, diciamo, nella posizione dei fili, più il pompon viene regolare, non ha bisogno di ritocchini. Ok, vedete, abbiamo tagliato
completamente il filo. A questo punto prendiamo un pezzettino di filo uguale e andiamo a stringere al centro, quindi io vado a passare attraverso la matrice, questa scanalatura centrale che mi fa anche da taglio, e vado a fare un nodo molto stretto. Vedete, in questo modo tirate più che potete, dopodiché andate dal lato opposto e ripetete di nuovo il nodo, tirando sempre con forza. Ok, facciamo un secondo nodo per sicurezza e perché no un terzo. A questo punto abbiamo finito, non ci resta che sganciare i nostri perni e riaprire i pompon maker in questo modo. Uno e due. Vedete? Abbiamo realizzato un pompon foltissimo, perché è questa la cosa bella, che è molto molto folto, come potete vedere. Quindi poi per le sbavature andrete a prendere delle forbici e andrete, perché no, a ridare giusto qualche ritocchino qua e là se necessario. Quindi più siete precisi voi nel mettere il filo e tantomeno facciamo, vedete, un lavoro impegnativo. E questo è il pompon che viene fuori, come vedete molto fitto anche al centro. Se stringete bene i nodi, possibilità che si apra praticamente non c'è, e l'abbiamo in questo modo ottenuto con i pompon diciamo intermedio, che era quello da 7 centimetri, questo qui. Come vedete, la realizzazione dei pompon è veramente molto facile, può essere un elemento decorativo validissimo da tenere presente, perché poi ne faremo qualcosa anche sotto Natale, lo utilizzeremo per i cappellini da bimba e da donna che ho in programma, anche con dei fili fantasia un po' particolari. Quindi mi premeva farvi vedere da subito l'utilizzo di questi arnesi bellissimi, perché rendono questo lavoro alla portata veramente di tutti, anche dei bambini volendo, e soprattutto ci danno la possibilità poi di poter li adattare veramente ad un'infinità di lavori. Spero che questo video sia stato istruttivo, che vi abbia così fatto capire l'utilizzo di questi strumenti, che via via poi utilizzeremo nel corso degli altri tutorial. Grazie per avermi seguito e a presto.